Con il nostro editore Francesco Zunino ci troviamo qui nello stand del Cascin, un'azienda agricola del territorio che non poteva mancare a Sagrarea. No, a Sagrarea i suoi prodotti non possono mancare, sia l'olio che il vino, che le olive, che il patè. Non poteva mancare perché è un prodotto veramente superiore, un prodotto che alla gente piace e poi è rappresentato qua da due persone valide, la signorina Veronica e poi c'è Gino che è veramente un amico del Cascin, un amico di Gianni Massa. Allora noi stasera vogliamo fare una piccola promozione per questi prodotti che sono di casa nostra, Valle Impero, e sono prodotti di altissima qualità. Per niente sono 2 anni che prende il Vujador, non tutti prendono questo premio. Poi ha preso anche il premio di montagna, quindi è una persona che si impegna moltissimo, è una persona che merita di essere stimato e rispettato. Siete qui con 2 postazioni, una con il vino e una con l'olio. Certamente, l'olio che è anche un prodotto validissimo del Cascin, di cui io sono stato a livello di ristoratore un grosso consumatore, devo dire che la qualità dell'olio è veramente ottima, come il vino. Quest'anno, oltre ai premi, direi che il Pigato può benissimo far concorrenza al Pigato d'Albenga. E il Vermentino direi che è una qualità DOC superiore, una gradazione giusta, morbido e veramente un buon vino, possiamo dire. La Sagra di Saleo, Salea, ci sarà fino a domenica 21, vi aspettiamo qui e inoltre vi aspettiamo anche direttamente all'azienda agricola al Cascin per venire a trovarci, visitare, siamo sempre a disposizione per farvi conoscere i nostri prodotti che sono veramente del territorio e fatti veramente bene. Beh, questa sera io e Gino, diciamo io e Gianna Marina, ho fatto un po' di anni qualcosa di utile, qualcosa di prezioso, posso dire, perché me lo suggerisce la gente. E anche il momento poi facciamo da soli un cin cin, sì, ma di salutare il grande Piero, l'uomo dell'anno, certo. E di Gianna Marina, è bello avere un uomo come Piero vicino a noi, imprenditore. Quindi lo salutiamo congiuntamente, lo ringraziamo sempre per le sue partecipazioni a tutte anche alle feste e un saluto particolare anche a sua moglie Emanuela che l'aiuta anche nell'attività alberghiera. Sicuramente sì. Piero da Salea, d'Albenga, un saluto affettuoso e tanti auguri. E tanti auguri, e ci vediamo sempre. A presto. Ciao, a presto. Piero. Ciao.